Quali sono le migliori parodie del cinema secondo me? Ciao ragazzi e bentornati in questa nuova Top 10 Orange proposta da voi. Grazie ragazzi. Partiamo subito con uno dei primi film parodia che vidi in assoluto. Numero 10. Vale a dire Johnny English, film che parodizza e scherza sui film di spionaggio, in particolar modo quelli degli 007, di Pierce Brosnan, di Sean Connery, perché all'epoca Daniel Craig ancora non c'era. Fra l'altro negli ultimi anni Johnny English si è arricchito anche di un secondo e terzo capitolo carini, ma mai come il primissimo. Il primissimo si avvale di un Rowan Atkinson che ancora interpretava il personaggio di Mr. Bean, non tanto nella serie quanto nei film, perché poi ha fatto sia il primo che il secondo Mr. Bean Holidays, qualche anno dopo fra l'altro, e anche lì c'è un signor Willem Dafoe pazzesco. Però invece in questo film, nei panni di cattivo, cosa che è mancata un pochino nei successivi due Johnny English, c'è il signor John Malkovich. John Malkovich è il vero leone di questo film, perché inquieta ma diverte allo stesso tempo con le sue espressioni facciali. E tutta la parte finale in cui c'è l'incoronazione di John Malkovich fa delle facce, delle espressioni, dei movimenti col corpo incredibili. Altro film in cui lui veramente si dà al comico in modo pazzesco è Red 1 e 2, i due film action con Bruce Willis fra l'altro e anche Helen Mirren. Non a caso c'è un film chiamato Essere John Malkovich. Pazzesco, attore pazzesco. Numero 9. Ah, prima di andare con la posizione successiva, ragazzi, mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi, lasciate un like, commentate e condividete il video magari. Sarebbe un bijou, però, cosa più importante, iscrivetevi. Per la nona posizione ho deciso di fare un pari merito, perché tutti e due i film, uno diciamo diviso in capitoli, prendono in giro Star Wars e sono Balle Spaziali e Blue Harvest. Anche se non so se effettivamente Blue Harvest possiamo considerarlo un film, però dai, ci sta ragazzi, è una bella parodia. Due film completamente diversi, uno live action, uno completamente fatto di disegni, uno con degli attori fantastici, fra l'altro c'è Bill Pullman che fa Solo, che è pazzesco, e dall'altro uno dei cartoni animati più irriverenti e scorretti che abbiamo anche oggigiorno, vale a dire i Griffin. Sono due parodie incredibilmente interessanti che scherzano in alcuni punti sulle stesse identiche cose, ma poi prendono direzioni completamente diverse, e questa cosa la trovo molto interessante e per questo ho deciso di premiarli tutti e due, e col fatto che parodizzano tutti e due Star Wars ho deciso di implementarli assieme. Numero 8. Ottava posizione per uno dei film più originali di Mel Brooks, vale a dire Robin Hood, un uomo in calzamaglia. A partire dalla sequenza iniziale di rap, quei rapper che tutti vestiti da Robin Hood parlano di quello che succede a Nottingham. Non so ballare, quindi lasciamo perdere. Il film è un continuo prendersi in giro e rompere anche spesso la quarta parete in un certo senso, anche se molto spesso questa rottura della quarta parete avviene un pochino indirettamente. È come se gli attori scherzassero non tanto con lo spettatore quanto con il regista e con lo staff che sta lì a fare le riprese. Bellissima in una delle prime scene in cui appunto danno fuoco a Nottingham e i popolani scherzano sul fatto che porca miseria tutte le volte deve prendere a fuoco quando fanno un film di Robin Hood, ma non si può cambiare ogni tanto. Numero 7. Altro film pazzesco, che fra l'altro ho scoperto il titolo in inglese, che è Airplane. In italiano, ragazzi, per la settima posizione abbiamo L'aereo più pazzo del mondo, che fra l'altro c'è un secondo capitolo che ancora non ho visto. Dovrò rimediare. Film pieno di gag incredibilmente interessanti, a partire dalla colata di sudore che ha il pilota per la tensione, a quella del cercare di far calmare la donna in cui si mettono in fila, tra cui anche una suora, un pugile e quant'altro. Gag veramente esilaranti. La mia preferita, quella del manifesto di Rocky, o Rocky incredibilmente vecchio, se non sbaglio addirittura cinese, con le occhi a mandorla mi sembra di ricordare. Pazzesco quel film. Numero 6. Sesta posizione per un film che parodizza ancora una volta sui film di spionaggio, in particolar modo di 007. In questo caso parliamo di Austin
Powers, film che omaggia palesemente gli 007, soprattutto per quanto riguarda il cattivo, il dottor Male, con l'occhio di vetro, la cicatrice. In generale mi piacciono tutti e tre i film. Goldmember c'ha delle gag molto interessanti, però forse è il mio meno preferito, anche se la sequenza iniziale con il finto film di Austin Powers con Tom Cruise che fa Austin Powers è qualcosa di troppo divertente. Che fra l'altro lì c'è un cameo di Steven Spielberg che si vanta di aver vinto il premio Oscar, pazzesco, pazzesco, pazzesco. Sono tre film interessanti, veramente ben riusciti e veramente ben congeniati. Numero 5. Per la quinta posizione voglio parlare e omaggiare un altro film che io adoro, che capisco non è apprezzato da molti, che è Hot Fuzz. Il film è sì una parodia, ma non nel senso più puro del termine, come lo sono tutti gli altri film. Ci sono tante piccole gag, sfiziosità durante il corso del film che a me fanno ridere tantissimo, però capisco che non piacciono a tutti. Come già vi ho spiegato in passato, fa parte della trilogia del Cornetto, è il mio film preferito tra i tre e prende in giro il genere action, in particolar modo Bad Boys e soprattutto lo dice proprio, lo dichiara. E una delle cose che più mi piace è che non nasconde il cattivo, cioè il cattivo fra l'altro è un ex James Bond, raga, non ve lo spoilero perché intanto non viene mai nascosto, quindi lo vedete, anche se la cosa è un po' più arzigogolata e questa è la cosa bella del film. Una delle cose più interessanti ad esempio è che ci sono tante chicche che ti fanno capire che è lui il cattivo e non te lo nascondono, anzi in un certo senso giocano su questa cosa, che molto spesso ci sono degli indizi per far capire ehi guarda quanto è cattivo quello o guarda quanto è cattivo quello, e poi o si rivela essere proprio lui o non lui. Numero 4. Per farvi capire quanto io mi cago sotto con gli horror, vi dico solo che mi fece un pochino impressione, ero bambino, anche il cattivo di Scary Movie 3. Il film è un'enorme parodia di diversi film, a partire appunto da The Ring, passando anche per 8 Mile. Io ho un sogno. Quale sogno? Avere un sogno. Bellissimo. Fra tutti gli Scary Movie, secondo me, il migliore è il terzo, anche se i primi due meritano di essere menzionati, sicuramente. Per un semplice motivo, tra i cinque, soprattutto tra i primi tre, è il meno volgare. Addirittura nel secondo si vede un pene che si lega al clown, vabbè, una gag molto molto carina, e quindi io avendolo visto da bambino poteva essere un pochino troppo grave. Poi ci sono dei riferimenti sessuali anche abbastanza palesi, tipo i cani che scopano, quella non è proprio messa lì, quindi non puoi non vederla, ma ci sono anche delle cose molto più sottili come il prete pedofilo che da bambino non coglievo, rivedendolo da adulto noti subito. È anche molto fine per alcune chicchette. Il mio preferito è il terzo, ma se prediligete il primo, il secondo o anche il quarto, non c'è nulla di male. Sono tipo bianco con il collo rosso che si frigge maionese e pane nero all'osso e... Numero 3. Per la terza posizione ci ho pensato parecchio, non perché avevo dubbi su quale film mettere, ma su quale capitolo inserire, vale a dire Hot Shots 2. Il primo parodizza su Top Gun, il secondo su Rambo, e fra i due ho prediletto il secondo, anche se il primo è pazzesco uguale, però ricordavo meglio Rambo quando lo vidi, quindi mi ha preso di più, le gag le ho trovate più interessanti e intelligenti, ma è veramente un gusto personalissimo. Del primo capitolo è interessante il fatto che negli anni 80 c'era in un certo senso la diatriba tra Tom Cruise e Martin Sheen tra quello che faceva il film più figo, e alla fine Martin Sheen ha parodizzato il Top Gun di Tom Cruise, diventando fra l'altro poi uno dei personaggi più interessanti del panorama comico nei film. Quindi Charlie Sheen ha poi preso questa strada che ha continuato poi fra l'altro con Due Uomini e Mezzo, che poi ha lasciato, eccetera eccetera. Numero 2. Volevo fare anche in questo caso un mini cortometraggio per scherzare un pochino sopra, ma come faccio a fare uno scherzo di uno scherzo? Quindi ho lasciato un pochino perdere e poi rivedi alcuni film come Una pallottola spuntata e dici come cavolo fai a omaggiare un prodotto così fuori di testa. Seconda posizione e medaglia d'argento per questo film bellissimo, geniale sotto tutti i punti di vista. Numero 1. Ragazzi, il film più geniale, più interessante, più irriverente, in un certo senso padre fondatore
dei film parodistici è il film in bianco e nero Frankenstein Junior o Frankenstein. Anche questa top è finita, commentate qui sotto con la vostra classifica e noi ci vediamo ad un prossimo video. YouTube.